Buongiorno da BTV News. Oggi è San Valentino, la festa degli innamorati. Si festeggia ogni anno il 14 febbraio. L'origine di questa festività ha radici molto lontane e ci spiega perché proprio Valentino è il santo degli innamorati. San Valentino da Terni è stato vescovo, martire e santo che, secondo la leggenda, nasce in Terra Manars nel 176 e muore a Roma il 14 febbraio 273. È considerato il patrono degli innamorati. San Valentino, dopo essersi convertito al cristianesimo, viene ordinato vescovo di Terni nel 197. Nel 270 si reca a Roma per predicare il Vangelo e cercare di convertire i pagani e, nonostante il tentativo dell'imperatore Claudio II di convincerlo ad abiurare la propria fede, Valentino non solo rifiuta, ma tenta di convertire l'imperatore stesso, che decide di non condannarlo a morte, ma di affidarlo ad una famiglia nobile. San Valentino viene invece arrestato sotto l'imperatore Aureliano, mentre la sua popolarità aumenta in tutto l'impero. Catturato dai soldati romani che lo conducono lontano dalla città, subisce il martirio e la decapitazione per opera del soldato Furius Placidus, secondo gli ordini dell'imperatore Aureliano. Il suo corpo viene seppellito a Terni, nel luogo dove nel corso del IV secolo è poi stata costruita la basilica a lui dedicata e dove attualmente sono custodite le sue reliquie. Sono molte le storie legate alla vita di San Valentino che hanno contribuito a unire il suo nome con quello degli innamorati. Una di queste storie racconta che un giorno il santo incontrò due giovani che stavano litigando. Si avvicinò a loro con una rosa e li invitò a tenerla unita nelle loro mani, un gesto che li fece riconciliare subito. Secondo una variante della storia, invece, San Valentino avrebbe fatto tornare l'amore tra i due giovani facendo volare intorno a loro diverse coppie di piccioni. Da qui si sarebbe diffusa anche l'espressione piccioncini, per riferirsi alle coppie di innamorati che si scambiano effusioni d'amore. Un'altra storia racconta di come San Valentino, quando già era stato nominato vescovo di Terni, abbia celebrato il matrimonio tra Serapia, giovane cristiana molto malata, e il centurione romano Sabino. I genitori di Serapia non erano favorevoli al matrimonio, ma Valentino, chiamato dal soldato al capezzale della ragazza, avrebbe prima battezzato il centurione e poi celebrato le nozze. San Valentino è anche per questo considerato il protettore dei matrimoni.